Grazie, buon pomeriggio. Io ringrazio il collega Calaioli che ha introdotto l'argomento del Tribunale dei Minori, perché molte considerazioni che ha anticipato valgono anche per le sanzioni amministrative. Ecco, come sapete, giusto per fare un minimo di chiarezza sull'attuale stato sanzionatorio, il decreto legge convertito nella 119 stabilisce che i bambini da 0-6 anni, se non sono vaccinati, non possono sostanzialmente essere ammessi all'asilo e al nido, mentre i ragazzi da 6-16 anni, se non sono vaccinati, possono comunque accedere alle strutture scolastiche. La sanzione comune a tutti i ragazzi da 0-16 anni è la sanzione amministrativa pecuniaria, che va da un minimo di 100 a un massimo di 500 euro. Questa sanzione amministrativa in realtà non vi capiterà tra oggi e domani, arriverà alla fine di un iter di recupero vaccinale nel quale ci saranno diversi incontri con le ASL. Ecco, questo era quello che volevo farvi vedere. La sanzione amministrativa, come vi dicevo, non vi arriva tra capo e collo dall'oggi a domani, ma arriva al termine di un iter amministrativo di recupero vaccinale. Questo iter amministrativo di recupero vaccinale passa attraverso tutta una serie di incontri con le ASL, nelle quali voi potete, come genitori, chiedere tutte le informazioni necessarie per formarvi una idea ben precisa della vaccinazione che verrà praticata a vostro figlio, e poi alla fine di questo percorso informativo potrete esprimere un consenso informato al trattamento sanitario che la legge impone. L'iter amministrativo parte, lo dice la circolare ministeriale del Ministero della Salute del 16 agosto, parte con un invito scritto a vaccinare, eventualmente corredato da materiale informativo. Siccome noi siamo avvocati e riteniamo che le parole abbiano un significato, io mi sono subito insospettita quando ho visto la parola eventualmente. Invito scritto a vaccinare, eventualmente corredato di materiale informativo, mi fa pensare che la ASL, quando mi invita al colloquio, può decidere se darmi il materiale informativo o no, quando in realtà l'informazione è un mio diritto di cittadino, ma soprattutto un obbligo da parte del sistema sanitario. Ed è un obbligo che arriva da lontano, nel senso che, vediamo se riesco a trovare la slide, è previsto nella legge 210, all'articolo 7, ed è la legge che stabilisce le modalità di indennizzo dei danneggiati da vaccino. Ma ci ritorno fra un attimo. Dopo questo invito scritto a vaccinare, al quale ovviamente è consigliabile rispondere positivamente, quindi, come i colleghi dicevano prima, partecipate a questi incontri, è importante, chiedete, fate domande, cercate di interloquire costruttivamente, positivamente, perché questo serve anche ad avere tutta una serie di piccoli tasselli di fatto, piccole circostanze che confermano la bontà e la buona fede del vostro comportamento, che vi può essere sempre utile, sia in caso di eventuale segnalazione avanti al Tribunale dei Minori, sia anche nel caso in cui vogliate poi, finito l'iter di recupero vaccinale e non vaccinate, potete usare questi piccoli tasselli per difendervi davanti al giudice di pace quando opporrete, se ritenete, la sanzione amministrativa. La sanzione amministrativa infatti può essere opposta avanti al giudice di pace, ve lo dico magari in maniera più precisa più tardi. Comunque, se questo invito scritto a vaccinare non dovesse sortire effetto positivo, ecco che la ASL vi manderà una convocazione con raccomandata R. Per che cosa? Per fare un colloquio. Finalizzato a che cosa? Finalizzato a far comprendere alla ASL le motivazioni della mancata vaccinazione e a fornire delle corrette informazioni. Io dico anche che se le corrette informazioni mi fossero venute prima, forse non sarebbe neanche necessario fare tutto questo iter di incontri. Il problema è che manca la corretta informazione, manca una campagna informativa seria. I colleghi prima di me lo hanno evidenziato, 200.000 euro per fare una campagna informativa che forse
non coprirà se non l'1% della, diciamo, del personale docente, insomma mi sembra veramente carente sotto questo profilo. Al termine comunque di questi incontri, la ASL, se voi non vaccinate, contesterà la violazione dell'obbligo vaccinale e a quel punto vi fisserà un termine per sottoporre i vostri figli a vaccinazione. Soltanto se scaduto questo termine la vaccinazione non viene effettuata, ecco che scatta l'irrogazione della sanzione amministrativa. Io vorrei richiamare la vostra attenzione sempre per quanto riguarda questa serie di colloqui con le ASL su un punto veramente importante. La circolare ministeriale, questa del 16 di agosto, stabilisce una serie di elementi che vi invito veramente a tenere molto ben presenti quando andate a fare il colloquio con la ASL, perché il punto 2.3 della circolare ministeriale dice: il recupero dei non vaccinati o dei vaccinati parzialmente a cura delle ASL competenti necessita di una valutazione da parte del sanitario, che dovrà in particolare tenere in considerazione diversi elementi. Guardate bene quali sono questi elementi, perché sono fondamentali. I vaccini e il numero di dosi già somministrati, l'età del minore, il numero di dosi necessarie a completare ciascun ciclo a seconda dell'età e della presenza di eventuali condizioni cliniche, l'intervallo tra le dosi raccomandato in scheda tecnica, che soltanto la ASL o le farmacie hanno, e tra i vaccini diversi, l'esistenza di prodotti combinati, prima ne parlava il dottor Becci, e la possibilità di associare più vaccini nella stessa seduta. Qui siamo di fronte a un obbligo del medico sanitario vaccinatore di valutare tutti questi elementi. Voi che siete genitori che vogliono informarsi, dovete pretendere che il sanitario faccia questo tipo di valutazione. Si tratta di una anamnesi, la chiamo io, molto molto precisa, e si tratta anche di pretendere di costruire un piano di vaccinazione finalizzato al recupero vaccinale che sia commisurato sul vostro bambino, sul vostro figlio, quindi non una cosa generica, non una cosa superficiale, non una cosa che riguarda tutti indiscriminatamente, ma che guarda proprio quell'individuo. E questo secondo me è un punto molto importante della circolare ministeriale, e vi devo dire che a me fa veramente molto piacere che ci sia, che sia stato inserito, perché denota comunque la necessità per il sanitario di prendere in considerazione ogni singolo caso concreto, dedicare ad ogni piccolo paziente il tempo che merita. Quello che vi dicevo prima, l'obbligo di informare e il diritto di essere informati, lo troviamo nell'articolo 7 appunto della legge 210. Siamo nel 1992, quindi non è una cosa recente, non è una cosa inventata all'ultimo momento. E qui vedete che ho evidenziato in rosso sostanzialmente le unità, il Ministero della Salute e diciamo tutte le istituzioni sanitarie devono elaborare dei progetti di informazione rivolti alla popolazione in cui si possa assicurare una corretta informazione sull'uso dei vaccini, sulle possibili rischi e complicanze di questi. È dal 92 che esiste questo obbligo in capo alle istituzioni sanitarie. Non mi sembra che sia stato mai realizzato compiutamente, perché se c'è tutta questa necessità da parte di noi cittadini di essere informati, significa che queste campagne informative non sono state poi così tanto efficaci. La cosa importante è però, visto che mi rivolgo a dei genitori, è che ciascun genitore non deve sentirsi in difficoltà in un colloquio con il sanitario che deve vaccinare il figlio. Non è in una condizione di inferiorità, deve essere in una condizione di chi ha il diritto di sapere, il diritto di essere informato adeguatamente, il diritto ad avere delle risposte serie, attente, precise a tutte le proprie domande, a tutti i dubbi. E ricordate che sia il Ministero e a cascata tutte le istituzioni sanitarie hanno l'obbligo di darvi queste informazioni, è un obbligo di informazione preventiva. Faccio solo una piccola parentesi: è molto strano che
il decreto legge 73, adesso convertito, stabilisca prima l'obbligo e poi nel corso di quest'anno ti fanno la campagna informativa. Scusate, il paradigma è rovesciato, prima si informa e poi se questa campagna informativa non porta al risultato dell'adesione consapevole, ecco che allora interviene l'obbligo. Qui invece prima si obbliga e poi si informa, una cosa abbastanza sui generis. In occasione degli incontri con le ASL, io vi ho indicato qui alcuni tipi di richieste, di informazioni che potete chiedere, ovviamente poi sono assolutamente da integrare queste domande, sicuramente a seconda anche dei singoli casi, delle singole situazioni. Potete chiedere quali vaccini verranno praticati a vostro figlio per la regolarità ai sensi di legge, questo noi l'avevamo già scritto, poi la circolare il 16 di agosto ha già recepito questo tipo di informazioni che noi chiedevamo. Nel dubbio chiedere appunto indicazioni per i dosaggi anticorpali e le analisi sierologiche per capire quali immunizzazioni naturali sono raggiunte, perché sapete che l'immunizzazione naturale esonera dall'obbligo di vaccinazione. Dovete chiedere i nomi e i lotti dei vaccini da praticare, la copia dei bugiardini che peraltro in gran parte sono già presenti in internet anche sul sito di AIFA, e le schede tecniche. Schede tecniche e bugiardini sono diversi perché le schede tecniche sono molto più elaborate, contengono molte più informazioni rispetto al bugiardino, cioè al fogliettino che trovate nella scatolina del medicinale. Potete chiedere appunto tutte le informazioni e porre tutte le domande, qualunque domanda vi passa per la testa, perché è importante che ogni genitore sia tranquillo e sereno nel momento in cui fa inoculare dei vaccini al proprio figlio, di chiedere queste informazioni in maniera assolutamente serena e, ripeto, voi avete diritto ad essere informati, quindi non dovete avere nessuno scrupolo, nessuna paura a porre le domande. Chiedere se e quali controindicazioni ed effetti avversi dai vaccini esistono e poi appunto chiedere anche le modalità per avere vaccinazioni in sicurezza per il proprio figlio, quindi esami prevaccinali, esami per intolleranze, allergie, segnalare episodi pregressi o familiarità di eventi avversi alle vaccinazioni, anche se già abbiamo, almeno in Trentino, alcuni esempi di rifiuto da parte dei pediatri di dare esoneri ai fratelli di bambini che sono magari rimasti danneggiati oppure hanno avuto degli effetti avversi abbastanza pesanti. Però chiedere, si fa sempre bene a chiedere, e chi risponde è tenuto comunque a dare delle risposte e a motivarle. Potete anche chiedere la garanzia che non si verificheranno dopo l'anamnesi e dopo gli esami effetti avversi alla somministrazione per vostro figlio. È ovvio che la garanzia difficilmente vi verrà sottoscritta dal sanitario, però ricordate che il sanitario che avete di fronte in realtà impersonifica lo Stato che in quel momento vi costringe, secondo un obbligo di legge, a vaccinare vostro figlio. Quindi chiedetelo e chiedetelo con forza, lei mi garantisca che non ci saranno effetti avversi. Non lo potranno grosso modo fare, però chiedetelo con forza. Anche perché qualcuno questa responsabilità se la deve pure prendere, no? Il problema ecco, perché vedete, il problema, e poi ne parlerà il collega di Condav, è il risarcimento poi del danno da vaccino, no? Perché poi quando capita l'effetto avverso pesante con delle conseguenze permanenti, vi posso assicurare che i ricorsi e le cause di risarcimento del danno da vaccino sono non in salita, ma molto di più. Allora io dico, se tu Stato mi obblighi a fare un trattamento che mi porta poi dei danni, io pretendo che tu Stato sia qui vicino a me, anche quando questo mio figlio, a causa di una vaccinazione obbligatoria, subisce un danno e tu Stato sia qui vicino a me a sostenermi, quantomeno economicamente, perché sappiamo che un figlio non ce lo porta allo Stato iniziale nessuno e non è una questione di soldi, però vi posso assicurare che i danneggiati da vaccino hanno delle spese, dei costi, degli investimenti di tempo che spesso porta uno o entrambi o i genitori a rinunciare anche al lavoro per poter star vicino al figlio e a fare dei sacrifici economici veramente pesanti. Quindi chiedete la garanzia, non ve la daranno, però sensibilizziamo anche gli operatori sanitari su questo tipo di situazione.
E poi, come ultima cosa, ovviamente riservatevi un po' di tempo per elaborare tutte le informazioni che vi sono state date, per valutare la posizione e assumere una decisione consapevole. Decisione consapevole significa anche di vaccinare, non necessariamente una decisione di non vaccinare, però all'esito di questo percorso la decisione che assumerete sarà veramente, qualunque essa sia, sarà una decisione consapevole. Prima vi dicevo di chiedere all'ASL nel corso degli incontri anche la valutazione dei titoli anticorpali per vedere l'immunizzazione naturale, eccetera. Il Ministero ha stabilito una serie di restrizioni su questo punto. Anche queste, a mio avviso, non sono restrizioni che fanno bene alla comunicazione tra Stato e cittadini che si sentono obbligati, che si vedono obbligati a un trattamento sanitario. Perché, se leggete bene questo punto 3, dice: si invitano altresì le regioni e le province autonome a sensibilizzare i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale affinché prescrivano la valutazione del titolo anticorpale per patologie soggette a vaccinazione obbligatoria solo nei casi in cui il test sia strettamente necessario, cioè quando abbiano, relativamente al proprio giovane assistito, consapevolezza di vaccinazione effettuata, anche se non documentata, o di avvenuta malattia non notificata e limitatamente alle malattie che conferiscono immunità permanente. Inoltre, dice, a tal proposito si sottolinea che non è prevista la gratuità per tali test, che sono quindi a carico dell'assistito. E questa è una gravissima ingiustizia, perché tu, Stato, mi costringi a fare una vaccinazione obbligatoria e io, cittadino, per poter dimostrare che ho già superato la malattia, mi devo convincere il pediatra che è uno strato che è strettamente necessario. E poi, quando ho convinto il pediatra, devo anche pagarmi gli esami anticorpali. Insomma, è una delle tante incongruenze e ingiustizie. Ritorniamo alla sanzione amministrativa. Se non si vaccina all'esito di questo iter di recupero vaccinale, ecco che viene emanata la sanzione amministrativa. La circolare del Ministero di Salute del 16 agosto stabilisce che è applicata una sola sanzione, a prescindere dal numero delle vaccinazioni omesse. E la determinazione del quantum tra un minimo e un massimo dipende dal numero degli obblighi di vaccini violato. E solo nell'ipotesi in cui i genitori incorrano successivamente nella violazione di un nuovo e diverso obbligo vaccinale, magari per un vaccino ulteriore per una fascia d'età non ancora raggiunta, ma fino adesso non c'è questo tipo di pericolo, allora in quel caso verrà erogata una nuova sanzione, perché è una nuova violazione. È una cosa importante che tantissimi genitori sul territorio ci chiedevano, è questa: che la sanzione per la medesima violazione non sarà comminata nuovamente all'inizio di ciascun anno scolastico, quindi la pagate una volta e basta. Per capire bene come vengono emanate le sanzioni amministrative, facciamo riferimento a una legge sulla depenalizzazione, una legge dell'81, che stabilisce principi generali e criteri di applicazione delle sanzioni amministrative. Ovviamente non vi faccio qui una lezione che potrei fare magari se avessi una platea di avvocati o scambiare delle idee con i colleghi, però un paio di punti fondamentali ve li voglio dire, perché sono quelli che giustificano il perché vi ho fatto tutta la carrellata sull'importanza dell'iter di recupero vaccinale, i colloqui con le ASL, tenere un certo comportamento, eccetera. La prima cosa importante è questa. L'articolo 4 dice: non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto in stato di necessità o legittima difesa, l'ultima parte. Stato di necessità o legittima difesa vuol dire lo stato di chi viola una norma per proteggere la salute, per esempio, del proprio figlio. Se io ho un caso in cui mio figlio deve essere esonerato perché ha avuto effetti avversi, perché ha avuto danni da vaccino, e questo esonero non mi viene dato dall'ASL, a quel punto, e mi viene erogata la sanzione o vengo segnalato al Tribunale dei Minori, a quel punto io posso invocare questa esimente, che è la legittima difesa o lo stato di necessità. Ve l'ho detto perché volevo calare in un esempio concreto tutte le indicazioni di fatto che vi ho detto prima, le circostanze e le informazioni da chiedere.
Altri aspetti rilevanti, ci si chiede spesso nell'ambito di incontri con i genitori, ma come si fa a capire qual è il grado e quanto sarà l'entità di questa sanzione amministrativa? Ovviamente noi non possiamo dirlo, però possiamo dire che la legge tra un minimo e un massimo, quando la legge stabilisce tra un minimo e un massimo la sanzione, l'autorità amministrativa valuta tutta una serie di circostanze, tra cui la gravità della violazione, la personalità dell'agente e le condizioni economiche dell'agente. Anche questo sarà un discorso che poi si potrà approfondire nel momento in cui ci saranno le sanzioni, ci sarà da fare l'opposizione. Allora, parliamo un attimo di tempistiche. Quando arriva la contestazione, al termine dell'iter di recupero vaccinale, arriviamo alla contestazione della violazione. Quando l'ASL vi manda la contestazione di violazione, avete 30 giorni di tempo per depositare una memoria difensiva all'autorità competente, nella quale potete depositare i vostri documenti a sostegno del fatto che non vi considerate responsabile, quindi non ritenete giusta un'applicazione di una sanzione amministrativa, e chiedete di essere ascoltati personalmente. Fate attenzione all'audizione personale, perché se la chiedete e la pubblica amministrazione non vi convoca, è un motivo di impugnazione e di nullità della sanzione successiva. All'esito di questo incontro e quindi di questa memoria difensiva possono succedere due cose: o si archiviano gli atti, l'ho visto fare personalmente nella mia regione pochissime volte, oppure la pubblica amministrazione determina la sanzione dovuta e ingiunge il pagamento. Ed ecco che arriviamo all'ordinanza ingiunzione. Questo è proprio l'atto che è titolo esecutivo contro il quale, se non fate l'opposizione, eccola qua, al giudice di pace entro 30 giorni, vi arriva la cartella esattoriale. Okay? Quindi, se volete contestare l'ordinanza ingiunzione, dovete per forza fare una causa attraverso un ricorso al giudice di pace. Io vi chiedo di valutare bene l'opposizione al giudice di pace, perché anche se si tratta di sanzioni, fra virgolette, minimali, potreste trovarvi un 100 euro, un 150 euro, 200 euro di multa, dice vabbè, è molto meno di un sorpasso in curva, no? O un eccesso di velocità. È però importantissimo fare l'opposizione, perché è una causa e quindi un giudizio nel quale potete sollevare la questione di illegittimità costituzionale della norma, cioè di questa legge. Vorrei darvi alcuni flash velocissimi, ho solo due slide poi ho finito, su questa opposizione al giudice di pace. Prima cosa, potete anche farvela personalmente, il ricorso, e presentarvi davanti al giudice anche personalmente. Io l'ho fatto fare a tante persone in Trentino Alto Adige, perché francamente costava più la presenza del legale che non andare a farsi o pagarsi la multa. Quindi, purché lo facessero, dicevamo vabbè, fate sentire la vostra voce, andate, vi diamo una mano con i ricorsi, ma poi le cause se le facevano, le udienze se le facevano. Si deve chiedere subito la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione, perché altrimenti, se non la chiedete, intanto pagate, poi all'esito della causa si vedrà se avevate ragione, vi vengono restituiti i soldi con i tempi che sappiamo, oppure se avete torto l'avete già pagata e basta. Quindi chiedere la sospensione. La pubblica amministrazione deve depositare il rapporto di accertamento, quindi tutto il vostro fascicolo. E quindi anche questo è importante, perché riuscite a capire anche che tipo di considerazioni sono state fatte, che tipi di documenti sono stati esaminati, e se i documenti sono pochi ovviamente è un motivo di impugnazione, perché anche la pubblica amministrazione deve farsi un certo convincimento prima di emettere una sanzione. Il ricorso e il decreto di fissazione udienza sono notificati a cura della cancelleria, quindi voi depositate il ricorso e non dovete fare altro se non aspettare che il giudice vi convochi. Quindi è un procedimento abbastanza veloce. La cosa importante è che alla prima udienza voi dovete essere presenti, perché se non siete presenti e non vi giustificate, il giudice potrebbe anche convalidare il provvedimento, a meno che quel provvedimento non sia platealmente illegittimo e questa illegittimità risulti per tabulas, cioè attraverso la documentazione prodotta. La decisione poi all'esito del giudizio davanti al giudice di pace può essere ovviamente di due, in realtà tre tipi: o l'accoglimento. E l'accoglimento c'è se non ci sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. Prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. Capite qui che c'è molto margine per far valere
la situazione concreta, le circostanze particolari, l'omessa informazione, la impossibilità di prestare un consenso informato, quindi è molto importante. E quindi se accoglie, il giudice annulla l'ordinanza di ingiunzione. Potrebbe anche accoglierla parzialmente, a noi è capitato spesso che viene modificata l'entità della sanzione, viene ridotta. Oppure potrebbe respingere l'opposizione, a quel punto avete una sentenza del giudice di pace che può essere impugnata in secondo grado, non potete difendervi da soli, dovete andare da un avvocato. Quindi, riassumendo, l'iter di recupero vaccinale, che consiste in questa serie di incontri con le ASL, serve, oltre che per difendersi eventualmente da una segnalazione al Tribunale dei Minori, anche per opporsi alle sanzioni amministrative. Ci sono i due passaggi, cioè con la contestazione della violazione, che ancora non è pagate questa cifra, ma è ti contesto che non hai vaccinato tuo figlio entro il termine che ti avevo dato, avete 30 giorni per fare la memoria difensiva alla pubblica amministrazione. Se anche la pubblica amministrazione, nonostante questa memoria, vi sanziona, ecco che fate il ricorso al giudice di pace. Quindi l'importanza dell'iter di recupero vaccinale dei colloqui con le ASL è assolutamente fondamentale. Quindi grazie per la vostra attenzione. Sul tema dei titoli anticorpali vuole aggiungere una specifica il dottor Saravalle. Una comunicazione brevissima. Assis ha firmato un rapporto di convenzione con i laboratori privati per eseguire i test di avvenuta immunizzazione, quindi dosaggio delle immunoglobuline specifiche, a un prezzo scontato. Tra martedì e mercoledì sul sito comparirà la notizia e come fare concretamente. L'idea è quella di fornire a tutti i nostri associati un codice, con questo codice si potranno recare lì al laboratorio convenzionato, eseguire il test a un prezzo scontato di circa il 30%. Questo perché purtroppo non è possibile tante volte farlo con il Sistema Sanitario Nazionale. È un servizio che l'associazione sta facendo e farà. Scusate se mi introduco rapidissimo su questa questione degli accertamenti sanitari precedenti alla vaccinazione, quindi sia la valutazione del titolo anticorpale che eventuali altri test. Oltre a questa importante comunicazione che ci faceva il dottor Serravalle, è bene che sia chiara un'altra cosa, perché nelle circolari del Ministero della Salute sono state dette delle cose che non corrispondono al contenuto delle vigenti normative. Alla luce di un decreto ministeriale del Ministero della Salute del 1 febbraio 1991, tuttora valido, tuttora vigente, tutto ciò che attiene alle prestazioni diagnostiche strumentali e di laboratorio, nonché quelle specialistiche richieste nell'ambito di interventi e campagne di prevenzione collettiva autorizzati con atti formali delle regioni, quindi anche dello Stato, sono esenti da pagamento. Quindi quello che sta dicendo il Ministero della Salute è un dato falso. Siccome si tratta di campagne di prevenzione collettiva, perché è la giustificazione stessa che è stata data, come abbiamo visto, a questa decretazione e poi alla legge, cioè creare appunto un'immunità di gregge, una campagna di prevenzione collettiva, tutti questi trattamenti sono esenti da ticket, quindi non li dobbiamo pagare. La normativa ribadisce altresì che questa esenzione deve comunque essere garantita quando questi interventi di carattere diagnostico e di accertamento, le prove di laboratorio, tutte queste visite, eccetera, derivano da, dice testualmente il decreto, obblighi di legge o siano disposte nel prevalente interesse della collettività. C'è un obbligo di legge, mi devo vaccinare, allora tutto ciò che io devo fare per arrivare ad adempiere a quell'obbligo lo paga la ASL. Decreto ministeriale 1 febbraio 1991, articolo 5, ricordiamolo alle nostre ASL.